È uno dei piatti più popolari a Venezia. Oggi ti mostro come fare il fegato alla veneziana. Pensa che è il piatto di carne più famoso in una cucina così ricca di piatti di pesce. Iniziamo! Prendi le cipolle bianche, sbucciale, tagliale a metà e affettale molto sottilmente, proprio così. In questo modo poi si cuoceranno più velocemente. A Venezia dicono che questo taglio si chiama proprio alla veneziana. Prendi una padella, all'interno metti un bel giro d'olio d'oliva, una foglia di alloro e scaldalo. Appena sarà caldo, aggiungi tutte le cipolle bianche. Quindi lasciale cuocere dolcemente per circa 20 minuti, mescolando ogni tanto senza farle colorare. E nel mentre che cuociono, prepara il fegato. In origine si utilizzava quello di maiale, però sempre più di frequente è utilizzato quello di vitello, per il suo sapore più delicato e meno intenso. Se sono presenti, togli la pellicina e le cartilagini, poi affettalo in striscioline di circa 2 cm di larghezza, in questo modo. Appena le cipolle saranno pronte, alza la fiamma ed unisci il fegato. Fallo cuocere bene per qualche minuto, poi sfuma con un buon bicchiere di vino bianco e regola di sale e pepe. A questo punto continua la cottura per altri 5 minuti, poi spegni il fuoco ed aggiungi del burro freddo mescolando per bene. In questo modo il fegato diventerà ancora più cremoso e veramente delizioso. Ora il nostro fegato alla veneziana è pronto. Possiamo accompagnarlo con della buona polenta bianca oppure da solo, così. Fidati, in ogni modo sarà eccezionale. È squisito. Proverai a farlo anche tu? Ciao!